centrocampista che è abituato a capitarsi sui palloni, negli spazi, che ha tra le proprie caratteristiche quelle di andare in area e di essere pronto a colpire. Sì, diciamo che la mia caratteristica, e me lo chiede anche il mister, quindi cerco di sfruttarla. È andata bene questa volta, spero che di poter arrivare al gol ancora con maturità. Ma sì, ti ha un po' pesato quell'etichetta che magari ti è stata attribuita inizialmente, il parolo del Parma della Lega Pro, perché sei stato un po' così, dipinto così in estate, no? Nel presentarlo ai tifosi che magari non ti conoscevano come giocatore. Mi fa piacere, stiamo parlando di un giocatore di Serie A che fa la nazionale, quindi... Ho fatto solo 4 gol. Deve essere... un orgoglio. Cioè, no, non in quel senso, no. Però magari il tifoso dice, beh, insomma, ma questo io vorrei che appunto segnasse 2 gol a partita, che si inserisse dappertutto, in realtà... Diciamo che ognuno cerca di fare il suo meglio, ripeto, stiamo parlando di un giocatore importante, quindi è un paragone assolutamente troppo grande. E effettivamente è un giocatore con delle caratteristiche simili alle mie, quindi cercherò di studiarlo un po' di più durante le sue partite. E invece prima di andare a Luca, sul rigore che cosa è successo? Sì, l'ho detto prima. Io ero in ritardo su quell'azione, stavo arrivando da dietro, prima ho usato a microfoni spenti una parola un po' più pesante, però è stato furbo, è stato smaliziato perché ha cercato il contatto, si è proprio fermato, quindi arrivando in corsa non,